5 agosto 1962, muore Marilyn Monroe. Nome d'arte di Norma Jean Baker, nata a Los Angeles il 1 giugno 1926, non lontano dal luogo in cui morirà a soli 36 anni. Mito assoluto della cultura americana, figura in cui si sono concentrate attrazioni, fantasia, contraddizioni, illusioni, disincanto, che danno origine alle icone senza tempo. La sua immagine è un punto di misterioso contatto in cui la finzione, più che un personaggio costruito dall'attrice, crea un gioco a rimpiattino con la realtà nascosta di una singola individualità, riscoperta senza sosta in scatti da copertina e foto rubate. Consacrata, serializzata dall'arte di Andy Warhol, Marilyn si presenta, soprattutto dopo la prematura morte e con il passar del tempo, come un'esistenza misteriosa, tragicamente interrotta. La sua immortalità mediatica prescinde dai ruoli e dai film interpretati, dai registi che la diressero e dagli stessi eventi che la segnarono e la travolsero. Personalità sfuggente e incompresa, donna dallo sguardo indimenticabile per solitudine e sperdimento, star alla ricerca di un'impossibile normalità affettiva. Nessuno potrebbe affermare d'aver capito chi fosse veramente, tantomeno lei.